Siamo in compagnia di Matteo Di Giacomo, classe 99 di Pescara, cresciuto nelle giovanili del Pescara e la scorsa stagione hai militato nella prima squadra della Vastese, quindi già conosci la Serie D e il girone F. Quale differenza trovi tra questa stagione e la scorsa? Sì, innanzitutto la differenza che noto tra il girone dell'anno scorso e quello di quest'anno è proprio che secondo me non c'è una squadra schiaccia Sassi, nel senso che si impone rispetto alle altre, ma c'è più equilibrio. Sicuramente c'è amarezza, come ha ribadito il mister, per la sconfitta di domenica scorsa contro il Matelica, ma adesso si pensa alla gara di domenica prossima che si giocherà a Tolentino contro il Porto Sant'Elpidio. Che gara pensi di andare ad affrontare? È una gara come tutte le altre, dobbiamo affrontarla sempre in maniera aggressiva, dobbiamo entrare in campo e imporci subito perché ci servono i risultati, ci servono subito punti per riscattarci da questa posizione. Ti do qualche dato. Il Porto Sant'Elpidio come l'Avezzano ha 14 gol al passivo, a differenza dell'Avezzano però ne ha 18 all'attivo e soprattutto l'Avezzano Calcio non ha mai fatto punti fuori casa. Sì, anche questa è una bella motivazione per essere più determinati. Dove può arrivare questo Avezzano Calcio? Non so, dobbiamo valutare partita dopo partita, ti ripeto, dobbiamo sputare sangue, purtroppo i risultati non stanno arrivando, dobbiamo continuare ancora a dare di più e limare i dettagli. Ringraziamo Matteo Di Giacomo e in bocca al lupo per domenica. Crepi il lupo.